FIFA Mundialito. Al Mundialito partecipano le squadre che hanno vinto la Coppa del Mondo. Prima di iniziare con le partite andiamo a vedere le classifiche dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. Andiamo a vedere quali sono le formazioni delle squadre. Gara molto delicata che potrebbe spalancare le porte del prossimo turno, devono sperare in un risultato positivo nell'altro match e si qualificherebbero addirittura in anticipo. Amici di eSports, un grande saluto da Piero Gepardo e benvenuti a questa nuova sfida fra Francia e Brasile, pronta a farci vivere 90 minuti ad altissima intensità qui sul prato del Lusail Stadium, ovviamente con me, come sempre, Lelio Adani. Il piacere mio, Pier. Amici, ma siete pronti o no? Attendevo questa partita da giorni, È difficile non emozionarsi con tutte le stelle presenti in campo oggi. Tanti sono i duelli che promettono di tenerci incollati alla sedia fino al triplice fischio. Puntuale la grafica che ci mostra lo schieramento di partenza dei francesi. In porta Lloris, il campione del mondo. In difesa c'è Varane con Lucas Hernandez. Kylian Mbappé insieme a Ousmane Dembélé come centrocampista esterno. E Giroud, unico riferimento davanti. Brasile che scende in campo con questi 11. Alisson in porta, in difesa Thiago Silva con Marquinhos, attacco affidato al solo Richarlison, schierato come punta centrale. Si comincia, match della fase a gironi di Qatar 2022 che entra nel vivo. Neymar, attenzione a Neymar, intervento disperato che evita il gol. Richarlison, buona coordinazione ma non ha trovato la mira qui. Theo Hernandez trova Rabiot. Possesso francese che sfuma. Porta palla. Vinicius Junior. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Danilo. Neymar. Capisce tutto e recupera un pallone. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Lloris dice di no. Posizione netta di fuori gioco. Nessun dubbio. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. Lucas Paquetà. Fuorigioco segnalato, non era facile in diretta. Supera facilmente il difensore. Possono passare in vantaggio. 1-0, è arrivato il gol. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo.
Lottin. Possono trovare il gol del pari, attenzione! E c'è il gol! Che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Squadra negli spogliatoi al Lusail Stadium al termine della prima frazione. È iniziata la ripresa di questa sfida della fase a gironi. Mette palla in profondità per il compagno. La potenza c'era, la mira un po' meno, palla che comunque non è uscita di molto. C'è sostituzione nel Brasile. Perde palla Upamecano. Gran palla profonda. Tenta la conclusione elegante ma non va. Bella intuizione, ma da quella posizione sinceramente poteva fare molto molto di più. Hernandez, suggerimento interessante. Che parata di Alisson da vicinissimo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Calcio di rigore per il Brasile. Con questo rigore potrebbero ritrovare il vantaggio. Fa centro dagli 11 metri. Rigore trasformato con grande sicurezza. Lo possiamo apprezzare meglio da questo replay. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un classico, niente da dire. Colpisce il palo ma non è finita. Palla che entra. Un gol all'apparenza facile, e non poteva sbagliare da quella distanza. Ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Secondo giallo della sua gara, ecco il rosso, e deve dunque abbandonare il campo prima del tempo. Non si entra in quel modo, Pier, soprattutto se si è a rischio espulsione, è l'ABC del calcio. Calen si pare sul match, niente da fare, termina i gironi il loro cammino in questa competizione. Sinceramente, giocando come oggi, era difficile sperare di andare avanti, Pier. A questi livelli un punto perso può risultare decisivo. E loro ne hanno lasciati troppi per strada. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Niente male, Pier. Rete dal dischetto e vittoria. Anche da qui si può vedere che è felice come una Pasqua. Ed è giusto così. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore.
Questi sono i risultati e la classifica dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due squadre classificate. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori.